Costituzionalisti, complottisti, antigovernativi di tutta Italia, potete cantare vittoria. Siete stati finalmente accontentati. I DPCM del Premier Conte sono illegittimi. A dirlo non sono io, ma una sentenza che sta già spopolando in rete. Certo, non si tratta della Cassazione né della Corte Costituzionale, perché se così fosse, in pochi secondi esploderebbe il caos sulle strade e molti starebbero già gridando «Ve l'avevo detto!». Ma è sempre un giudice a dirlo, e anche se onorario, si tratta di un'opinione più autorevole del Pinco Pallo che scrive un post su Facebook. Si tratta cioè del giudice di pace di Frosinone. Ok, la sua sentenza non è né legge né un precedente vincolante, né all'autorità della Suprema Corte, ma è comunque un primo orientamento e sono sicuro che di qui a breve ne vedremo delle belle. Volete sapere cosa è successo e quali sono gli effetti di questa interessante sentenza? Aspettate la sigla e iscrivetevi subito al canale. Provate un attimo a immaginare. Cosa accadrebbe se si scoprisse che i vari DPCM approvati dal governo durante l'emergenza coronavirus sono illegittimi e addirittura incostituzionali? Il primo bersaglio sarebbe il lockdown, sarebbe illegale e tutti i cittadini avrebbero avuto illegittimamente più di 2 mesi di arresti domiciliari. Magari qualcuno si inventerà anche la tesi del risarcimento per ingiusta detenzione. Oddio, qualche negozio o centro commerciale che è fallito per colpa delle restrizioni potrebbe davvero chiedere i danni al governo, cioè agli italiani, e saremmo così sopraffatti dalle richieste di risarcimento. Non solo, le multe sarebbero tutte annullabili, addio quindi sanzioni, ed ancora, tutte le restrizioni attualmente in vigore cadrebbero in un solo istante. Niente mascherine, addio divieto di assembramenti e bla bla bla. Bene, è appena stata pubblicata una sentenza secondo cui il lockdown è stato illegale. L'obbligo di permanenza in casa è stato imposto senza una valida copertura legislativa e costituzionale. Il clamoroso provvedimento è del giudice di pace di Frosinone, secondo cui la dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio scorso è illegittima e i conseguenti DPCM, i decreti cioè emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono incostituzionali. Nella lunga sentenza il giudice ha esaminato il caso di un cittadino che era uscito di casa durante il lockdown senza validi motivi ed era stato perciò sanzionato dalla polizia per la violazione del divieto di spostamento. Il giudice di pace ha così annullato la multa contro la quale il cittadino aveva ovviamente presentato ricorso. La nuova sentenza demolisce dalle fondamenta l'impianto normativo varato dal governo durante l'emergenza. Il giudice ritiene che la legge che consente di dichiarare lo stato di emergenza, il cosiddetto codice di protezione civile, è applicabile solo a calamità naturali come terremoti, valanghe, alluvioni e incendi, oppure ad eventi calamitosi causati da attività umane, come ad esempio sversamenti inquinanti, ma nulla nella fattispecie è riconducibile al rischio sanitario. Insomma, la pandemia di coronavirus non giustificherebbe l'adozione dello stato di emergenza che invece il Consiglio dei Ministri ha dichiarato il 31 gennaio scorso ed ora ha prorogato fino al 15 ottobre. Inoltre, si legge in sentenza, c'è solo un'ipotesi espressamente prevista dalla Costituzione in cui il governo può ricevere poteri straordinari ed è quella dello stato di guerra. Quindi, secondo il giudice di pace di Frosinone, in mancanza di un valido supporto legislativo e della necessaria copertura costituzionale, il governo non aveva il potere di dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Così il giudice ha ritenuto che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio sarebbe illegittima. La conseguenza più importante è che se è illegittimo il provvedimento a monte, lo sono anche quelli successivi, cioè che poggiano su di esso. Appunto i DPCM, che però non sarebbero soltanto illegittimi, ma addirittura incostituzionali. Per il giudice, di fronte all'emergenza coronavirus, il Premier Conte avrebbe dovuto operare con gli strumenti già previsti in Costituzione, cioè il decreto legge e il decreto legislativo, ma non attraverso i DPCM, che sono atti amministrativi di rango inferiore e subordinato alla legge. Ad avviso del giudice di pace, le disposizioni contenute nei vari DPCM, a partire da quello con cui si è imposto il lockdown, non solo non hanno un'adeguata copertura legislativa, ma sono anche incostituzionali perché impongono un obbligo di permanenza domiciliare che costituisce a tutti gli effetti una restrizione della libertà personale vietata dalla Costituzione al di fuori dei casi espressamente stabiliti. Trattenere le persone in casa equivale a sottoporle a una sanzione di tipo penale che consiste appunto nella privazione della libertà personale. È consentito farlo solo nei casi previsti dalla legge. Secondo il giudice non può nemmeno
nemmeno accogliersi la tesi della legittimità della restrizione alla libertà di circolazione per motivi di sanità in base all'articolo 16 della Costituzione, perché essa può essere limitata solo con riferimenti a luoghi circoscritti, ad esempio il divieto di accedere a zone pericolose perché infette. Ma questa limitazione, dice la sentenza, non può comportare mai un obbligo di permanenza domiciliare, e invece il Presidente del Consiglio ha imposto alle persone con il DPCM un generale divieto di spostamento che la Costituzione vieta. Con questa pronuncia, così, il giudice di pace di Frosinone ha annullato una multa per violazione delle misure restrittive. Ciò però non significa che tutte le multe per le varie violazioni dei DPCM siano automaticamente nulle e d'ora in poi non vadano pagate. La vicenda decisa dal giudice di pace di Frosinone ha valore solo nel singolo caso, che rimane specifico e circoscritto, anche se potrebbe comunque fare giurisprudenza se il suo ragionamento fosse ritenuto persuasivo da altri giudici chiamati a risolvere casi analoghi. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.